Buongiorno a tutti e benvenuti alla Robbione Invenzio. Siccome sono immobile tra fisioterapia, sedute di ghiaccio e musica, ieri qui a casa la Robbione Invenzio è venuta a cena la Moretti, la mia amica Simona Moretti, che mi ha detto: e che mi consiglieresti da portare dietro con me per le vacanze? Così ho pensato, facciamo un tutoriale sui libri, e per quell'occasione ho anche chiesto: prestatemi degli occhiali, però forse questi sono più adatti. Ecco, scelto dei libri, alcuni che preferisco, che secondo me sono adatti per l'estate, né troppo pesanti né troppo leggeri. Se non l'avete letto, Christopher Moore, questa è una trilogia pazzesca, un po' splatter, ma sul serio divertente, cioè vi troverete all'improvviso a ridere da soli e vedrete anche fraintesi da chi magari vi è vicino, direttino. E questo è il primo, si chiama La vampira della porta accanto. E, però poi c'è anche Sat e l'altro che Bite Me, giustamente mordimi, è una trilogia molto carina. Voi al contrario di me siete fortunati perché potete avere già tutti e tre i libri. Questo è il primo ed è sul serio molto divertente, una storia di vampiri, però vampiri postmoderni, una San Francisco molto particolare. Uno dei miei libri preferiti, John Newell, A volte ritorno, meraviglioso, forse non l'avete letto, magari sì, questo in realtà è stabile sul mio comodino. Una storia molto particolare, Dio piazza i gomiti sul tavolo, stringe le mani e si china verso i santi riuniti. Che cazzo sta succedendo sulla terra? È quel libro che se non sei credente dice: guarda un po', se davvero è così voglio diventare credente anch'io. Ed è pazzesco, molto simpatico, divertente, ben scritto e poi alla fine c'è la metafora. Ci sta tutto e ve lo consiglio. Non può mancare un italiano. Un italiano, in questo caso il mio preferito al momento, Marco Marzullo, napoletanissimo, veramente simpatico. In questo caso i miei genitori non hanno figli, è un libro molto molto delicato, carino, sulla storia di questo 18enne che fa a pezzi il mondo degli adulti. E lui in realtà scrive benissimo di calcio, infatti io in questo momento ne sto leggendo un altro. Però questo è molto carino e se avete dei figli magari vi fa un attimo riflettere sugli errori che si fanno, che facciamo tutti, anche io come mamma. Sul tema humor inglese ne abbiamo, questo è un vero classico, è una roba seria, Dickens, Charles Dickens, Il circolo Pickwick. Questo non si può non averlo letto ed è veramente di un umorismo sagace, molto british. E certo ha un peso specifico quando si dice il peso della cultura, e è un libro del 1836, ma ha il suo perché. Sul tema resto in Inghilterra, su e giù per le scale, Monica Dickens, che poi è la nipote di quello del circolo Pickwick di prima, ovvero Charles Dickens, un po' più avanti, questo intorno al 1939, e praticamente è la storia, proprio la sua storia di Monica, che un giorno ha deciso: non voglio fare la riccona inglese, questa cosa non mi piace, preferisco andare a fare la cameriera. E quindi sono le sue storie, è davvero davvero molto carino, è molto interessante, è familiare. Ultimo ma non da meno, se siete dei fan di Guillaume Musso, eccolo qui, il best seller in assoluto, ovvero Aspettando domani. In questo caso qualunque libro decidiate di portare con voi di Musso, secondo me fate bene. Lui scrive queste storie un po' convolgenti, accattivanti, che hanno sempre un misto di magia, poi invece si scopre alla fine che la magia non c'entra nulla. È del 74 e l'autore più letto in Francia, figlio di una bibliotecaria che gli ha trasmesso l'amore per i libri. Vabbè, che voi lo conosciate o meno, io li ho letti praticamente tutti, sono in attesa del prossimo. Mamma, che ne pensi di questo libro? Beh, questo lo dobbiamo portare, perché Charlie Brown, insomma, le strisce di Charlie Brown ci stanno bene sempre. Magari non buon Natale, siamo in estate. Aspetta, mamma, c'è anche Charlie Brown. Questo è perfetto, lo portiamo, dai, andata. L'editoriale si conclude qui, e io scelgo uno a caso di questi libri e purtroppo vado a fare la mia terza seduta di Kinetech della giornata. A petit bisou, la Chiarella. Ciao!